Buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento del Bicchiere della Staffa prima della pausa estiva. Questa sera sono in compagnia di Massimo Sommaré, che è l'autore di un libro appena uscito, questo che si intitola Viaggio nel Giappone sconosciuto. Massimo è un traduttore, uno scrittore, un saggista e soprattutto è un grandissimo esperto di Giappone. La lingua giapponese, la cultura giapponese non hanno segreti per lui, come in questo libro, che è molto leggibile, molto gradevole e pieno di, anche di curiosità, ma anche molto dotto, e emerge con chiarezza. Allora, innanzitutto, Massimo, benvenuto. Io vorrei partire con una domanda un po' personale. Quando è nato e come è nato questo tuo amore per il Giappone? Sì, anzitutto buonasera a tutti. È nato, insomma, nel periodo in cui sono arrivati per la prima volta i cartoni animati giapponesi in Italia, la famosa Goldrake Generation, la generazione Goldrake. E quindi, insomma, con i cartoni animati e in realtà anche con i telefilm e i film storici. Perché a me piacevano comunque mi piaceva l'epica, le leggende, e quindi insieme ai cartoni animati, veramente ho visto tanti di questi telefilm che combinazione allora venivano trasmessi sui canali privati, cioè giravano su questi, probabilmente anche per i costi bassi. E quindi così ho incominciato a interessarmi al Giappone. E poi in realtà non sapendo cosa avrei fatto nella vita, assolutamente, ho detto: vabbè, lo insegnano qua all'Università di Torino e ho detto: proviamo a fare un anno. Anzi, in realtà prima ho provato a fare un anno di ingegneria, estendo qui un velo pietoso su questo, che proprio non era la mia via. E quindi niente, iniziato a studiarlo, poi mi ha preso a livello quasi da fanatico e ho continuato. Quindi, poi all'inizio in realtà mi sono dedicato alle traduzioni tecniche commerciali, quindi per una decina d'anni ho fatto quello, ogni tanto anche adesso. E poi esattamente dal 2002 ho iniziato a tradurre, quindi fare anche traduzione letteraria. E a scrivere anche più o meno nello stesso anno, forse il 2004, 2 anni dopo, cose mie, e anche saggistica. E poi i fumetti ho iniziato a tradurli un po' più recentemente, una decina di anni fa. Quindi, però, io se c'è da tradurre, insomma, qualsiasi cosa sia, in genere mi ci metto perché mi diverto. Quindi, insomma, sono Quindi proprio un po' fanatico. all'inizio è stato abbastanza pop, no? Nulla di accademico, poi sono arrivate le conoscenze più approfondite, anche quelle diciamo di tipo accademico, no? Ma all'inizio è stato proprio attraverso la cultura popolare il Giappone, Sì, direi. sostanzialmente sì. Che poi è un po' quello con cui hanno iniziato tanti e che poi adesso, insomma, non si sono anche interessati in maniera più seria alla cultura giapponese, che, insomma, che hanno occupato, diciamo, delle posizioni importanti per la diffusione. C'è proprio un po' questa differenza tra una prima generazione che era quella che poteva essere, non so, di Maraini, che quindi avevano una provenienza più accademica molto alta, e chi poi è arrivato dopo questo fenomeno, che è anche più interessato appunto alla cultura anche pop, che è un po' quello che si sta vedendo anche adesso. Che c'è molta più. Adesso c'è l'interesse per il Giappone, è veramente molto, molto forte, è veramente molto diffuso, direi anche abbastanza trasversale rispetto alle generazioni, no? Se ne interessano i giovanissimi, si interessano anche persone più avanti negli anni. Secondo te, da cosa nasce? Perché il Giappone esercita oggi su di noi questo richiamo così, così forte? Che
forse non esercitano più altri paesi dell'Oriente, penso all'India, o non hanno mai esercitato paesi di grandissima civiltà come la Cina, cioè non c'era stata una voga cinese se non in certi anni, ma era una voga di tipo politico, insomma. Il Giappone oggi spopola, perché? Ma secondo me, cioè, ci sono due fattori. Uno, in realtà è vero che dall'apertura, dal 1868, quindi dall'apertura del Giappone all'Occidente, questa passione dell'Occidente per il Giappone c'è sempre stata ad ondate. Nel senso, abbiamo avuto l'influenza che dopo l'Expo di Parigi, che si è avuta sugli impressionisti. È stata una cosa devastante. Van Gogh e via dicendo. E ancora nei primi del Novecento, con la guerra russo-giapponese nel 1904-1905, ma tutti si scordano che Salgari ha scritto L'eroina di Port Arthur, che è ambientato durante la guerra russo-giapponese prima che finisse la guerra. E lui l'ha dovuto scrivere proprio a una velocità folle perché doveva uscire prima che finisse la guerra. E questo perché? Perché era popolarissimo in Italia. In Italia parlavano tutti della guerra russo-giapponese, parteggiando per i giapponesi. E quindi aveva sfruttato il suo editore, gli aveva detto scrivi queste cose, lui aveva scritto degli articoli. E quindi in realtà anche in Italia ci sono. Tra l'altro noi avevamo venduto anche due navi da guerra ai giapponesi, ribattezzate con nomi giapponesi, ma le abbiamo vendute. E quindi in realtà c'è questa passione dell'Europa e anche dell'Italia per il Giappone. Non è mai finita, nel senso ha dei periodi di stasi, ma poi riprende. E quindi questo, diciamo, attuale che abbiamo ora è l'ultimo di questi eventi. Il secondo motivo è, secondo me, che il Giappone ha mantenuto una sua cultura tradizionale insieme alla modernità. Mentre, per esempio, la Cina a un certo punto con Mao ha proprio rinnegato quasi completamente il passato, il Giappone ha sempre questo strano contrasto tra la modernità e la tradizione. E quello è un punto che affascina comunque l'Occidente. Perché poi ci sono anche tanti punti di contatto che ha non tanto magari l'Occidente, l'America, quanto più in realtà l'Europa. Perché se uno pensa solo allo shintoismo e poi ripensa all'Europa precristiana, e ci sono tanti elementi di vicinanza, c'è cioè anche l'idea dei kami, quindi delle divinità giapponesi, o anche l'idea dei peana, degli spiriti della casa romani. Non è dei peani, dei peati, non è così differente. Quindi in realtà ci sono degli strati profondi dell'Europa che sono in collegamento con certi elementi giapponesi, anche se magari non è un processo conscio, però lo ritroviamo. E quindi, stranamente, per quanto possa sembrare strano, i giapponesi e europei funzionano abbastanza in maniera similare a livello emotivo, perché poi i giapponesi sono pragmatici, sembrano logici, però in realtà sono un popolo molto emotivo, magari tenuto sotto controllo dalle regole, ma sono festaioli quanto gli italiani, se non di più. E quindi ci sono poi sicuramente anche la cultura, perché comunque è un paese che ha una tradizione antica, e quindi anche a livello artistico ci sono anche lì dei punti di contatto, c'è un'influenza reciproca, perché anche della cultura pop, non so, la cultura degli anni 70 italiana, i film di Dario Argento sono venerati in Giappone. Una scrittrice come Banana Yoshimoto ha dichiarato apertamente che lei ha due maestri, che sono Murakami Ryu e Dario Argento. E la prima volta che è venuta in Italia cioè, ha chiesto di incontrare Dario Argento ed era scoppiata a piangere, maestro. E
Oppure ci sono delle scene, la famosa scena non so, di Django che trascina la bara, viene ripresa in un cartone animato come Ken il Guerriero, che viene presa da lì. Cioè, pieni di omaggi a questo genere di film. Franco Nero e Giuliano Gemma sono amatissimi. Quando è morto Giuliano Gemma, c'erano molti più tweet in Giappone su di lui di quanti ce ne fossero in Italia. Che poi negli anni 70 aveva fatto una pubblicità famosissima in cui lui guidava una specie di Vespa prodotto, che era stata prodotta in Giappone, che era stata chiamata Gemma, e c'era Gemma su Gemma. E quindi in realtà quindi c'è questo, anche lì questa influenza reciproca che è continuata. E quindi ogni tanto uno, cioè, lancia un grido e c'è una risposta dall'altra parte del mondo. Ecco, però in realtà il tuo libro dimostra che noi in Giappone crediamo di conoscerlo. Cioè, ci sono moltissimi aspetti che noi identifichiamo come tipicamente giapponesi che non sono tipicamente giapponesi, no? Lo dimostri parlando di tanti aspetti diversi della cultura giapponese. In fondo, la stessa spiritualità, noi tendiamo abbastanza a identificare per esempio il Giappone con lo Zen, ma lo Zen poi in realtà sappiamo molto bene che ha una radice squisitamente buddista, mediata dalla Cina, insomma, tutta una storia che porta in Giappone, ma non ha le sue radici in Giappone, anche se poi le ha messe, no? Quindi noi il Giappone lo amiamo, lo conosciamo, ma in realtà c'è un pezzo che ci rimane abbastanza nascosto, o sbaglio? No, sì, è vero, è vero. Cioè, io dico sempre ci sono due Giapponi, in realtà. Due Giappone. Allora, perché c'è effettivamente questo Giappone idealizzato come paese quasi paradisiaco, che nasce poi nell'Ottocento. Qualcosina anche prima, ma veramente già con Marco Polo, col Cipango, questa terra distante a cui miravano i mongoli. E quindi c'è in realtà già insomma, dai tempi di Marco Polo quest'idea così favolistica del Giappone. E poi dopo l'apertura del Giappone all'Occidente col 1868, cosa succede? Succede che in realtà arrivano in Giappone, cioè tutti i paesi europei arrivano in Giappone, compresa l'Italia, e si trovano davanti a un paese che è rimasto chiuso per un 250 anni. E quindi è ovvio che si trovano un paese che ha conservato fortemente le tradizioni. Ed è un po' un unicum, nel senso che effettivamente è diverso da altri paesi dove ci sono stati contatti. È un po' così trovarsi veramente in un posto esotico e completamente diverso, a differenza magari di altri paesi, perché nella Cina comunque c'erano più contatti. In Giappone è vero che poi i russi facevano, un po' commerciavano, un po' depredavano nell'isola di Hokkaido e altri giravano intorno già dal XVIII secolo. Però si trovano veramente qualcosa di differente da quello che si era visto prima. Ovviamente non viene capito in realtà tanto di quello che si vede, perché noi ci sono dei racconti di viaggiatori del periodo vi dell'epoca vittoriana e effettivamente danno dei resoconti abbastanza. Cioè, si capisce che prendono le cose come sono, ma a volte si chiedono, boh, e anche di autorità di italiane, perché i piemontesi per la questione della seta sono andati subito dopo il 1868, abbiamo anche questi racconti di viaggio che effettivamente ci danno in maniera molto vivida l'idea proprio del mondo sorprendente che si trovavano davanti e che evidente, cioè se lo vediamo con gli occhi di oggi, è evidente che molte cose non erano capite. E quindi si crea questo Giappone reale, storico,
E questo Giappone figurato, capito, no, a volte neanche troppo bene. Poi, per esempio, non so, come, i viaggiatori europei si divertivano ad andare a vedere gli spettacoli di seppuku di Harakiri, che erano finti, no? Lo sapevano che erano finti, però ci andavano, i giapponesi glieli organizzavano perché, guarda, arrivano gli europei e devono vedere questa cosa, no? Quindi era una cosa, oltretutto, fatta per europei, e quindi in realtà non erano non c'entrava realmente con la cultura giapponese reale. E quindi si creano questi due modi di vedere il Giappone. E effettivamente sì, ci sono tante cose che nel Giappone, per esempio la cucina, noi stesso oggi si conosce la cucina moderna, però nessuno va così, nessuno conosce lo sviluppo della cucina storica in Giappone. Quindi cosa si mangiava nel periodo Heian, tante cose della cucina attuale, Washoku, si sono sviluppate nel periodo Edo, ma che sono legate anche a dei cambiamenti della situazione politica ed economica. Quindi, oppure anche i guerrieri giapponesi, cioè i samurai, vengono trattati come se fossero per 2000 anni la stessa cosa, la stessa figura. Ma sai, mentre è come in Europa, cioè per esempio in Italia, nell'epoca romana c'è i legionari stessi cambiano nel corso dei tempi, il cavaliere medievale non è un cavaliere legionario e i soldati del 1700 non sono i cavalieri medievali. Però noi invece mettiamo i samurai e si fanno 2000 anni tutti uguali. In realtà non è così. E quindi ci sono tante cose che... Ma i giapponesi stessi, su alcune cose non sono così, il giapponese medio è così edotto, anche perché tante cose sono state derivano dal periodo Edo, quindi sotto i Tokugawa del 1603 al 1868, in cui il governo militare dei Tokugawa, per una questione di controllo della popolazione e di unificazione del paese, ha dato spazio a certi elementi che non sono quelli che c'erano, che esistevano prima. Per esempio, si basava molto sulle idee del neoconfucianesimo, però prima del 1603 c'erano anche altre idee, ecco. Quindi anche la figura della donna, come viene trattata nel periodo Edo, non è quella con cui viene trattata, per esempio, nel 1300, nel 1000. Ecco, su questo punto mi piacerebbe che ci soffermassimo, nel senso che noi tendenzialmente, forse per la ragione che identifichiamo la cultura giapponese con i samurai, tendiamo a immaginare una società fortemente maschilista con una donna molto sottomessa, anche in fondo la figura della geisha va un po' in quella direzione, no? Ma è davvero così? Cioè, o la donna nella cultura e nella storia del Giappone ha avuto un ruolo diverso? Dipende dalle epoche, ma sostanzialmente diciamo che fino al terzo secolo le donne giapponesi, reperti che abbiamo rinvenuto e alcuni testi risalenti al terzo secolo, ci danno l'idea che se non fosse una società matriarcale, fosse comunque una società dove una buona percentuale di matriarcato c'era. Anche perché in realtà c'erano vari gruppi etnici di provenienze diverse, quindi non si può dire erano tutti in un modo, erano tutti in un altro. Bisogna vedere in realtà questi gruppi, da dove venivano, in che epoca erano venuti, come erano strutturati. Però diciamo che potevano esserci delle società patriarcali con dei gruppi matriarcali, e sicuramente c'erano anche tante donne che ricoprivano le cariche di sciamane, di capi spirituali, quindi di leader spirituali, se non leader assoluti della società. Cambia un po' con la penetrazione del buddismo,
nel V-VI secolo, che penetra tramite la Corea e tramite la Cina. La Cina allora era ormai una società patriarcale, e poi anche il confucianesimo, entrano queste idee, e quindi comincia a esserci un po' più, viene messa, data più importanza alla figura maschile, però è vero che la figura femminile non è mai del tutto sottomessa, perché comunque ci sono tante, sopravvivono per esempio nelle creature sovrannaturali, nei fantasmi, dove ci sono tantissimi personaggi femminili. E il fatto stesso che Amaterasu Mikami, la grandea che risplende, sì, la grandea che risplende cioè la dea che risplende in cielo, è una donna. E quindi che è la capostipite della famiglia imperiale. Ci sono delle imperatrici, non tantissime, ma comunque un certo, mi sembra 8, nel corso della storia. E, le donne rimangono amministratrici delle case, parlando ovviamente di persone facoltose o di nobili. Comunque la gestione della casa, di parte anche dell'economia, rimane nelle mani femminili. Quindi è un, come si dice, un variare di fasi per cui le donne hanno più o meno importanza. Sicuramente dove c'è proprio un cambiamento a sfavore delle donne è nel periodo Edo. Nel periodo Edo, con il neoconfucianesimo, sicuramente c'è proprio questo, si sviluppa questa idea del Dansun Jōki, cioè venerare i maschi, disprezzare le donne. Anche se è vero che sempre nel periodo Edo tante donne lavoravano comunque. E quindi c'è questo. Però, per esempio, nel periodo Edo nascono le case di piacere, dove le donne sostanzialmente sono costrette in questi quartieri ed è difficile uscirne. È nel periodo Edo che c'è il primo harem della storia giapponese. In Giappone non ci sono mai stati harem, che è l'ohoku, dello shogun. Sorto per un'idea di fare in modo che ci fosse una dinastia degli shogun, avesse sempre un erede e non fossero troppi. Infatti poi c'erano tutti sono usati farmaci contraccettivi e altro per evitare che ci fossero troppi figli e si contendessero il potere. Però effettivamente nelle storie precedenti, cioè nella storia precedente, sì, c'era qualcuno che poteva avere delle concubine, ma mai quanti ne avevano gli imperatori cinesi, che ne avevano veramente. Solo nell'Oku, l'Oku arriva al massimo della sua estensione a circa 1000 donne, più assistenti e via dicendo. E poi questa visione è vero che dopo l'apertura del Giappone però permane, perché è un po' quest'idea della donna come percepita come inferiore, permane, e quindi dopo il 1868 è vero che c'è questa lotta delle donne per cercare di emanciparsi. Ci sono delle femministe come la poetessa Yosano Akiko, altre figure. Ci sono poi state, insomma, nel periodo del XX secolo, durante le lotte femministe, che forse sono in Giappone, hanno avuto meno successo che in altre parti del mondo, più che altro perché poi cioè, la contropartita era quella di lavorare come un uomo, e lavorando tantissimo, magari a 50 anni, avendo un attacco di cuore, eccetera. Quindi bisogna vedere, cioè, no, non aveva tutto, cioè, piuttosto magari era sistemarsi bene con qualcuno che fosse economicamente stabile.
diventava un pochino una meta più ambita che non una lotta per entrare nel mondo del lavoro. È anche vero che però attualmente a soffrire tanto della situazione degli ultimi anni, la deflazione e tutto, sono state le donne, sicuramente quello sì. Adesso anche col Covid c'è stato un incremento abbastanza consistente, no, vabbè, parecchio consistente del suicidio femminile. Quindi ci sono anche aumenti di casi di violenza domestica perché molte donne sono rimaste da sole, quindi faticano a tirare avanti, quindi si sfogano un po' sui figli. E quindi è vero che oggi come oggi ci sono vari problemi. Ecco, dunque, oggi finalmente forse si ricomincerà a viaggiare, no? E quindi il Giappone tornerà una meta abbastanza ambita. A chi non volesse vedere le solite cose, insomma, cioè vedere il Giappone più conosciuto, ma anche forse un po' più scontato. Io personalmente consiglierei innanzitutto di leggere il tuo libro, perché è ricchissimo di spunti e di informazioni. Ma tu che consiglio daresti per vedere il Giappone vero, il Giappone profondo? Dove bisogna andare? E secondo me, allora, più si va a sud e più si trovano, diciamo, contatti col Giappone tradizionale. Per il semplice fatto che più si va a nord, più diciamo che era abitato da altre popolazioni come gli Ainu o gli Emishi. Diciamo, la conquista del Giappone da parte della dinastia Yamato, quindi della zona di Kyoto e Nara, è finita poi nel 1700-1800. Quindi più si va a nord e più ancora nel 1800 ci sono stati coloni che sono stati spostati in queste zone, quindi c'è meno tradizione per forza di cose. Quindi più si va a sud e più si trovano legami con la tradizione, anche perché la cultura giapponese più antica sembra che sostanzialmente sia nella parte sud Kyushu e il sud dell'Honshu, quindi diciamo da Kyoto in giù, andando verso il basso. E quindi andando in queste zone e poi magari spostarsi un po' fuori dalle grandi città. Cercare magari la campagna, posti, magari non proprio campagna, campagna, però posti più piccoli, perché si trova un pochino più di Giappone diverso da quello, non lo so, si può prendere più Beppu, dove ci sono le terme, del Kyushu, Fukuoka, andare anche a Nara. Nara rimane un posto ben conservato, anche perché poi c'è, mentre Kyoto sostanzialmente, cioè, non è come Firenze. Uno magari che non è mai andato in Giappone va a Kyoto, pensa di trovarsi in una situazione come quella delle città italiane o di Firenze, dove c'è un centro storico e attorno a un costruito. Invece normalmente anche Kyoto diciamo, un edificio antico e poi attorno ci hanno costruito roba moderna. Un edificio antico e ci hanno costruito roba moderna intorno. Quindi bisogna saltare da uno spazio all'altro per vedere le cose. Oppure magari c'è uno spazio grande come quello di Kasuga Jinja, di Inari, no, Kasuga Jinja è un'altra cosa, di Fushimi Inari, che è quello dove ci sono tutti gli tori, gli archi rossi. E lì, vabbè, è bello, però anche lì attorno poi non dovete spostarvi per trovare delle altre cose antiche. Invece Nara c'è tutta una parte di templi che è stata lasciata in questa maniera e quindi non trovate dei. Poi sono i templi più antichi del Giappone, quindi sono più semplici, però hanno un fascino più vicino al Giappone antico. E quindi direi sì, posti magari in campagna, allontanarsi dalle città.
allontanarsi dalla città, ci sono meno cartelli, c'è meno roba scritta in inglese e via dicendo, però adesso con internet qualcosa in più si trova. Cioè non... Comunque le terme sono un'esperienza da fare, si Sì, ritrova. le terme sì. Non so quelle che cito io, cito nel libro, che sono quelle proprio segrete e sono... Non è facile arrivarci, cioè sono comunque terme che magari bisogna camminare tra andare e tornare, e camminare non in macchina, tra l'andare e tornare 10 ore. Quindi bisogna farsi 10 ore a piedi in mezzo alle colline. Che quindi non è per tutti, anche perché poi se ti fermi non ce la fai, in tanti casi ti mollano lì. Cioè, non ti trascina nessuno, ti aspetti lì e poi quando sei riposato te ne torni indietro, prosegui. E quindi quelle... Insomma, vediamo un attimino. Però ci sono anche tanti posti, per esempio nel Kyushu. Il Kyushu è famoso, ce ne sono un po' dappertutto, però quelle del Kyushu... Per esempio a Beppu sono belle, o anche nella penisola di Izu. Ci sono addirittura degli, senza andare a spendere delle cifre incredibili, ci sono degli ostelli proprio della gioventù che hanno le terme dentro. Conviene prenotare prima perché sono sempre strapieni. Però ci sono proprio questi addirittura ostelli della gioventù che ce l'hanno. Ah, ok, ecco, la penisola di Izu è bella. Da Tokyo, spostandosi verso sinistra sotto il Monte Fuji, c'è questa penisola e dà sull'oceano, è tanto verde. E lì magari se uno dovrebbe noleggiare una macchina per vederlo bene, oppure vedere magari qualcosa con i pullman. Però ci sono tante zone anche giapponesi che sono piene di verdi, sono parchi. L'Hokkaido in estate, in inverno fa freddo, se non piace il gelo, no, ma in estate è bellissimo. L'Hokkaido è un altro posto dove ci sono poche costruzioni, ci sono chi piace il verde, ci sono quei campi che ogni tanto magari qualcuno ha visto le foto con quei colori incredibili, viola, e Hokkaido è d'estate, è un altro posto bello. Se uno ha la macchina è l'ideale. In macchina, se no, appunto ci sono magari dei tour con i pullman. Però ecco, lì è bello. C'è il Giappone, insomma, dei paesaggi naturali che ci sono ancora. Ecco, questi, quello è per vedere qualcosa di un po' diverso. Massimo, il nostro tempo ormai è finito. Io ti ringrazio di essere stato con noi e di aver così raccontato un po' delle tue ricerche, che peraltro questo libro contiene in abbondanza. E come tu sai, i nostri incontri si concludono nel bicchiere della staffa. Spero che tu sia preparato Sì, come io. sono preparatissimo. Allora, so, il vino grignolino con questo bicchiere appunto di ceramica di Mascico, che è un posto famoso per la produzione di questi. Cioè, normalmente bisognerebbe bere, e viene usato per bere la birra o il tè, perché mantiene fresco e è fatto proprio... Sì, ha la caratteristica di mantenere proprio fresco il prodotto e anche il gusto, però lo usiamo anche per il grignolino, quindi facciamo questo connubio Piemonte-Giappone, nippo-piemontese. Bene, allora prendiamo al tuo Andiamo, libro e grazie, grazie ancora per essere stato. campai.